certo. Dai ragazze, la pagaia e facciamo una festa, vai, festa! Avanti ancora! Vai ragazze! Vai, vai avanti! Sì, stop! Adesso saluta il fotografo, salutalo! Ok! Bene! Vai avanti adesso! Sì, stop! Adesso giriamo e salutiamo a questa camera! Ciao qui! Bene! Perfetto! Sì, stop! Avanti tutti! Vai ragazze, avanti! Sì, stop! Ok, attenzione, giriamo un'altra volta, salutiamo qui! Ciao! Bene, adesso attenzione qua! Tutti dentro, vai, tutti dentro ragazze! Ok, posizione! La pagaia su e facciamo una festa! Avanti ancora! Stop! Si è capotato un gomone! Avanti ragazze! Vai, vai, vai! E stop! Sì, prima di arrivare facciamo una parola di come è andato la discesa. Vai, prendete il casco e giralo. Bellissimo, santo MVP della giornata. Abbiamo vinto comunque, abbiamo superato. Siamo tutte vive, sì. Tutto a posto. Qui al 90esimo non abbiamo mai ballato fino alla fine. Brave a tutte. Brave noi! Siamo tutte vive e tanto rischiato la vita, però tutto ok. Vabbè, ragazzi, io direi squadra. Grazie Beppe, grazie Beppe! L'ultima festa! Adesso indietro! Benvenuta Simona, anche te nuova comunque alle Terme di Peio, quindi la prima esperienza qui sul territorio. Due parole introduttive sulle terme. Sono qui da giugno, quindi accompagnerò tutta la stagione estiva per l'assistenza alle cure termali dei pazienti che verranno sia in convenzione che in centro privato. Le terme di Peio offrono una serie di trattamenti a seconda delle esigenze e alle caratteristiche dell'acqua. Qui abbiamo tre fonti, l'acqua è di tipo ferruginosa, adatta quindi alla fangoterapia, fangobalneoterapia che noi eseguiamo giornalmente a una vasta platea di pazienti, molto indicata per le terapie osteoarticolari. Poi abbiamo la fonte alpina, che consente di effettuare la terapia idropinica, quindi la terapia, la cura dell'acqua con caratteristiche depuranti, drenanti per l'organismo. E abbiamo anche la nuova fonte, che è appunto l'ultima entrata nella top 3 dei tipi di acqua termale, che è adatta alle cure idropiniche con scopo delle vie digestive. Oltre a questo abbiamo anche il percorso vascolare, abbiamo anche le cure inalatorie per tutte le vie aeree superiori, quindi un ampio spettro di terapie che possono usufruire e beneficiare tutti i nostri turisti e i nostri pazienti. Oh, grazie Simona, un applauso a Simona.